Questa mattina a Pescara all'Aurum ci sono i rappresentanti di tutte le marinerie d'Italia. Lucio Di Giovanni, insomma, il problema è sempre lo stesso, il caro gasolio. Siete arrivati in un momento di non ritorno. Cosa siete decisi a fare? Che cosa farete se non ci sarà qualche risposta da parte del governo? Siamo al punto di con l'incasso non riusciamo a pagare nemmeno le spese. Stiamo lavorando rimettendoci, in sostanza. Con la speranza che non succeda niente, non ci succedano avarie, danni alle barche, al porto che già sta, sanno tutti bene come sta la situazione. Per cui è ora di decidere cosa, di che morte morire, perché qui a queste condizioni è una lenta agonia. Stiamo annaspando nell'acqua, insomma, non c'è possibilità di salvarsi. E quindi qua, con quasi tutte le marinerie d'Italia, si sta affrontando insieme l'argomento principale, che è il caro gasolio, perché tutte le marinerie, chi più chi meno, ce l'hanno i problemi da sempre. Ma quello attuale, il caro gasolio, è quello che ci ha messo in ginocchio. E se non troviamo una strada, qualcuno che prenda provvedimenti, qualcuno che ci possa aiutare in qualche maniera, siamo costretti a fermarci tutti, perché non è più, stiamo lavorando gratis adesso. Se si va avanti così, abbiamo i giorni contati, tutti, i più bravi, i meno bravi, purtroppo siamo segnati a queste condizioni. Ma uno sciopero potrebbe essere la soluzione? Uno sciopero dove forse sarà necessario per farsi sentire, perché noi siamo abbandonati da tutti, siamo un branco di pecore sciolte, senza non dico un pastore, ma almeno un cane che ci raggruppi, che ci dia indicazioni per poter risolvere la cosa. La questione è questa. Adesso vedremo, ognuno dirà la sua, a seconda pure le necessità delle marinerie, non sono tutte uguali, chi c'ha un problema, chi ce n'ha un altro, i trasporti, logistica, tutte queste cose qua, quindi il discorso è abbastanza complesso, vediamo cosa verrà fuori stamattina.